Partiamo dalla notizia dell'ultima ora, ovvero che il tampone al coronavirus è risultato negativo. Sì, sono in contatto con la famiglia, in particolare con la figlia, e quindi dall'esito del tampone è negativo, per cui insomma, la triste notizia, insomma, la morte di Italo è dovuta alle sue patologie, non al coronavirus. Ecco, Italo Nannini lascia un vuoto molto grande nella città, era conosciuto da tutti praticamente per la sua attività, per il suo cuore missionario, come abbiamo anche avuto modo di dire ieri. Ce lo puoi ricordare? Allora, Italo era un piccolo grande uomo, insomma, una persona di una generosità estrema. Ha sempre messo davanti gli altri, prima di se stesso, e come dice la moglie, anche prima della famiglia c'era l'Africa, e lo diceva con tanto amore, chiaramente. Italo si è sempre battuto, ha dato voce agli ultimi, ha dato voce a chi non poteva avere la possibilità. Stamattina a Don Vincenzo abbiamo celebrato via web la messa in suo onore, insomma, a lui dedicata. E nel ricordarlo, insomma, dice insomma, Don Vincenzo, Italo vedeva la montagna Everest, ma per lui era Monte Giove, cioè per dire, comunque lui trovava la soluzione per rimuovere l'ostacolo e andare dritto a quello che lui aveva in mente. Aveva una perseveranza, una forza, una grinta inimitabile. Qual è l'eredità che lascia a tutti voi? Tu sei la vicepresidente dell'Associazione L'Africa Chiama, diffusa ormai possiamo dire in tante parti del mondo, soprattutto in Africa. L'eredità è enorme. In questi anni Italo, con la sua grinta, appunto la sua forza, ha raggiunto migliaia e migliaia di persone. I progetti messi in piedi dall'Africa Chiama nei tre paesi, Kenya, Zambia e Tanzania, raggiungono dei numeri e soprattutto delle persone, perché noi abbiamo dei numeri a che fare, come in questo momento col coronavirus, ma dietro ogni numero c'è una persona, c'è una storia, c'è una realtà. E questa è l'eredità, insomma, che ci lascia, la voglia di andare avanti. Io stamattina ho sentito Raffaella. E lei mi ha scritto, no? Stamattina vorrei voler litigare con mio padre per dire stamattina stiamo chiusi. E lui avrebbe risposto, perché siamo chiusi? Si va avanti. E loro stamattina sono al lavoro, da casa, via web, siamo in contatto con i nostri cooperanti in Africa, perché il virus è arrivato anche lì. Quindi ci sono tutte le condizioni molto simili a quelle in Italia, in una condizione molto più disagiata. Quindi in questo momento, la campagna solidale per la raccolta dei fondi va avanti e quindi il messaggio che Italo vorrebbe mandare è proprio questo. Andiamo avanti, ognuno di noi può fare la differenza. L'acquisto di un uovo solidale, una donazione, qualsiasi cosa può fare veramente la differenza e salvare vite umane.